Ma guarda intorno a te che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso. La luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Ben ritrovati amici di Meraviglioso al di là dei segni. Oggi torneremo a parlare di un argomento tanto scomodo, diciamo, chiamiamolo così, tanto scomodo quanto reale, ovvero il demonio. È un argomento un po' scottante perché causa spesso divisioni, così come è tipico del suo nome, perché come sappiamo dal latino diabolus, diabolus significa separazione, separatore, colui che divide gli uomini, crea divisione, ma crea divisione anche tra l'uomo e il suo creatore, ovvero Dio. Quindi un argomento molto complesso, molto complicato, ma che una mia carissima amica ha saputo affrontare con delicatezza e dolcezza, ma anche con la fermezza tipica sua, del suo carattere, della sua terra, ma anche della sua forte fede. Sto parlando di Rita Sberna. Benvenuta, Rita. Grazie Cristina e un saluto a tutti voi. Allora, Rita, la conoscono tutti ormai perché davvero è una giornalista cattolica, una blogger molto conosciuta in tutto il mondo cattolico e non solo. Ma per chi non la conoscesse ancora, spendo un attimo due parole su di lei perché Rita è siciliana, ma vive e lavora a Roma, è sposata con Stefano, ha una bellissima bimba che si chiama Maria e un bimbo in arrivo perché so che appunto a breve sarai nuovamente mamma. Sì, in arrivo Giacomo, quindi diciamo Per quando è atteso Giacomo? luglio. A luglio, bene, viene estate. Sì. Allora, dunque, Rita non solo è blogger, ma è anche scrittrice, come dicevo, e ha scritto ben tre libri. Dunque, il titolo dei tuoi libri sono Medjugorje, l'amore di Maria, che è il primo, Il coraggio di avere fede e l'ultimo libro, Inferno, la tragica scelta. Io ho conosciuto Rita quando scrisse il primo libro, ecco questo, vediamo la copertina dell'ultimo e ci soffermeremo però oggi a parlare proprio di quest'ultimo libro che ha un titolo molto forte ed incisivo, però diciamo che già il titolo racchiude tutto ciò che Rita vuole esprimere e che penso ogni cristiano debba sapere, ecco, che l'inferno non è una punizione divina, non è Dio che dice vai, vattene all'inferno, ma è una scelta personale fatta da ciascuno di noi, perché noi viviamo appunto con il libero arbitrio di poter scegliere fino all'ultimo giorno e fino all'ultimo respiro di poter scegliere Dio. Quando così non è, quando l'uomo insomma, si intestardisce e non si vuole lasciare amare da Dio, purtroppo rimane così staccato da Dio e finisce in questo luogo terrificante, terribile, da cui non è possibile uscire. Ora, ritorniamo indietro un attimo e partiamo dall'inizio, perché Rita, io ho letto questo tuo libro. Me l'hai mandato e di questo ti ringrazio tantissimo. Il libro inizia proprio così: il male esiste. Quindi questa tua affermazione, insomma, il male esiste, lo sappiamo, però non tutti credono all'esistenza di Satana, del demonio, del diavolo. È proprio per tale motivo ho, diciamo, ritenuto opportuno iniziare il libro citando il Vangelo, i passi del Vangelo, perché il Vangelo sappiamo che non è un'opinione, ma è una verità. Attraverso il Vangelo parla Gesù in persona.
ed è proprio Gesù che testimonia attraverso alcuni passi l'esistenza del demonio. Ci sono molti passi in cui Gesù ha praticato dei veri e propri esorcismi, ha scacciato il demonio da alcuni posseduti. Sono famosi, insomma, gli episodi in cui vengono citati questi fatti. E quindi ho preferito iniziare, ritenuto anche importante iniziare queste pagine proprio citando il Vangelo che è parola di Dio, per poi spostarmi anche al Catechismo della Chiesa Cattolica che tutti noi cristiani dovremmo ogni giorno, diciamo, consultare. E poi man mano ho seguito una logica, diciamo, di importanza a livello, diciamo, di fede cristiano, facendo parlare anche la Madonna attraverso le sue varie apparizioni, facendo parlare i santi attraverso le visioni e per finire le storie dei comuni mortali come noi. Però ecco, il Vangelo è la prima cosa e sta alla base, diciamo, di questo tema, perché se non credi nel Vangelo, cioè non credi proprio nella parola di Dio. Certo, difatti sono tantissimi i passi in cui si parla dell'inferno e trovo a volte assurdo quasi il fatto che tanti sacerdoti, anche conosciuti, dicano che il demonio non esiste, che sia una raffigurazione, che sia un po' una credenza popolare, ma che sia proprio una metafora. Invece così non è perché, insomma, ne abbiamo avuto le prove, penso sia io che te, conoscendo tanti esorcisti, tra cui uno in particolare del quale tu hai parlato nel tuo libro, che è Padre Amor. Sì, infatti ho, diciamo, messo per intero l'intervista che io ho avuto la grazia di potergli fare nel 2015, dove lì parla proprio a 360 gradi dell'azione sia ordinaria, ma soprattutto straordinaria del maligno attraverso anche l'uso di magia, di occultismo, l'uso e, diciamo, l'intromissione anche di cosiddetti ciarlatani che comunque sono a contatto, ecco, con gli spiriti del male. E lui lì fa un'ampia descrizione dei tipi di magia, differenziandoli per colori, anche se poi dice alla fine la magia è una e la magia è tutta nera. Il colore è soltanto per identificare il tipo di maleficio, di legatura che viene fatto. E poi parla tanto anche dell'importanza dell'uso della lingua, di quello che viene detto verso i confronti di un'altra persona, perché le maledizioni purtroppo ahimè partono proprio dalla bocca. E quindi lì racconta anche la storia di alcuni genitori che avevano maledetto la figlia proprio perché aveva la colpa di aver sposato un ragazzo che non era laureato, essendo loro una famiglia tutta di laureati. Quindi pensa tu anche il male, come subdolo e a cosa potrebbe, insomma, arrivare. E poi è bello perché in questa intervista Don Gabriele Amort sottolinea anche l'importanza del pregare il rosario, stare vicino ai sacramenti, consacrarsi al cuore immacolato di Maria, praticare il digiuno, insomma le cinque armi che alla fine poi anche la Madonna a Medjugorje ci raccomanda. E reputo che questa intervista sia un'eredità. Essendo che poi Padre Amort ci ha lasciato salendo al cielo nel 2016, è stata una delle ultime interviste che lui ha rilasciato perché poi comunque si era debilitato fisicamente, mentalmente, per cui è un'eredità che può servire, intanto a me è servita tanto e continua a servirmi, ma può Certo. servire, ecco, a tutti i lettori. Certo, senti Rita, so anche che tu hai raccontato che non è stato complicato contattarlo, insomma, perché sai, uno pensa Padre Amor, si fa attendere, si fa aspettare, invece tu sei riuscita con una tale semplicità ad arrivare in contatto con lui, vero? Sì, io credo che questa semplicità sia dovuta dal fatto che era nei disegni di Dio, perché non mi sento di dire altro, credo sia proprio così. Il Signore mi ha aperto le porte anche in questa telefonata, perché io mi trovavo un pomeriggio così nella mia cameretta in Sicilia, ancora abitavo in Sicilia, a casa dei miei, ero fidanzata con Stefano e ho preso il numero dei Paolini, ho telefonato, mi sono presentata e ho detto che volevo parlare con Don Gabriele Amort, che
perché ero insomma una blogger all'epoca e volevo fargli qualche domanda. Non era facile, scontato che passassero per telefono Don Gabriele Amort, perché comunque riceveva tante telefonate anche di giornalisti, scrittori e non sempre poteva, diciamo, rispondere a tutti. Invece quel pomeriggio mi passarono Don Gabriele Amort al telefono, io gli proposi un'intervista su due piedi e fissammo l'appuntamento per il 2 agosto del 2015. Quindi ricordo, presi l'aereo e quel giorno mi recai poi a Roma da lui per intervistarlo. Guarda, fai bene a dire questo, insomma, il fatto che nei disegni di Dio ci sono tantissime cose, a volte inaspettate, però io mi rendo conto che quando una cosa deve essere, il Signore ti srotola proprio il tappeto, no? Davanti ai passi, quindi tu lo sai benissimo perché con il tuo sito, il tuo blog, insomma, Cristiani Today, ecco, diciamolo il nome perché insomma tutti lo conoscono, però magari ci sono delle persone nuove, dei telespettatori nuovi, e quindi il tuo blog si chiama Cristiani Today, c'è la pagina Facebook, c'è il canale YouTube dove possono trovare svariate interviste. Tu hai intervistato, è bello il fatto che io stia intervistando te, no? Però tu sei tu alla Sì. fine una giornalista intervistatrice. E intervisti a tua volta un sacco di personaggi, anche famosi, che hanno avuto dei risvolti positivi nella loro vita, quindi si sono magari convertiti, oppure tanti che hanno avuto fede da sempre. E davvero hai una rosa di personaggi davvero vasta. E addirittura io già mandai in onda una tua fotografia, perché non è la prima volta che ti invito alle mie trasmissioni, perché hai sempre un sacco di cose Sì. interessanti da dire. E tu hai incontrato anche Papa Francesco il giorno del tuo matrimonio, forse poco dopo, no? Sì, è stato, io mi sono sposata il 10 settembre, in realtà Papa Francesco l'abbiamo incontrato il 19 ottobre all'incontro, diciamo, l'udienza riservata per le coppie di sposi novelli. E anche lì c'è stata, diciamo, una sorta di provvidenza, perché quando arrivammo eravamo, diciamo, all'ultima fila, infatti mi ero un po' scoraggiato, ho detto guarda, non riuscirò mai a stringere la mano al Papa o comunque a vederlo da vicino. E invece, come dice il Vangelo, gli ultimi saranno i primi. Alla fine poi il cerimoniere ci venne a chiamare e iniziò a chiamare, diciamo, le coppie che stavano all'ultima fila e poi diventammo praticamente la coppia che stava dietro la transenna in procinto di salutare il Papa. Lì ho avuto la mia prima occasione di poterlo salutare, di poter scambiare qualche parola con lui, ricevere la sua benedizione come moglie e come marito. E poi in realtà io immaginavo che quella sarebbe stata per me la prima e ultima volta che l'avrei incontrato così da vicino. La provvidenza si è ripresentata a novembre, in quanto un mio amico si era recato a Roma per incontrarlo, insomma, per andare in udienza papale. E aveva questo biglietto in più che doveva dare a un suo amico sacerdote che purtroppo ebbe la febbre quel giorno e quindi disse: Rita, vuoi venire tu così sostituisci quel sacerdote? Per me fu proprio provvidenza pure, quindi lo incontrai una seconda volta, lì ebbi l'occasione e il piacere di consegnargli, ecco, il libro Il coraggio di aver fede. Infatti, io dicevo prima che ti ho conosciuta quando hai scritto il primo libro. Ci siamo incontrati anni fa nei corridoi della RAI e mi hai colpito molto. Già ci sentivamo tramite i social, diciamo così, però mi ha colpito questo fatto e ci tengo, insomma, a precisare questo, che tu hai una fede enorme. Penso che tu sia una delle persone più cattoliche, più cristiane che io conosca al mondo, impegnata in prima linea. Ma diciamo, fede enorme non lo so, perché anche io, sai, ho i miei giorni in cui inciampo, però cerco comunque di tenermi aggrappata, magari questo sì, perché sai, alla fine la conversione avviene tutti i giorni, quindi non mi reputo io una convertita o una grande cattolica, mi reputo una persona che comunque ha fatto esperienza di Dio, lo ha incontrato a Medjugorje tramite Maria e sta cercando tra alti e bassi di portare avanti questa fede, di farla crescere anche con l'aiuto, insomma, della preghiera. Certo,
Difatti Medjugorje ha avuto un peso importante, un peso positivo ovviamente, nella tua vita come nella vita di tantissime persone che hanno ritrovato la fede, chi non l'aveva l'ha trovata per la prima volta. Ci sono state anche delle liberazioni dal male, insomma dal maligno, a Medjugorje sono accadute tante cose meravigliose. Io ci sono stata alcune volte, devo dire la verità, si sente proprio la santità del posto, si sente la presenza di Maria tantissimo. E, che dire d'altro di Medjugorje? Insomma, ci sono tanti messaggi anche di Maria che parlano proprio del demonio e che vanno a conferma di quanto dice il Vangelo. Diciamo che i messaggi di Medjugorje effettivamente sono sempre consoni alla linea del Vangelo, non c'è mai nulla che va fuori, danno parecchia pace, non sono mai catastrofici. E anche se danno dei piccoli avvertimenti, ma sono avvertimenti fatti con amore, che è proprio il tipico linguaggio della Madonna di Maria. Io sto sentendo, vedendo, mi contattano, li vedo sui social, tantissimi veggenti sparsi per tutta Italia o anche nel mondo, ma fermiamoci in Italia, diciamo, parliamo di quelli italiani, e i messaggi sono quasi sempre catastrofici e credo, questo è il mio parere personale, ripeto, che non ci sia nulla di Mariano in questi messaggi. Tu che ne pensi, Rita? No, stavo proprio dicendo che appoggio questo tuo pensiero perché anche io a volte magari mi girano su WhatsApp alcuni messaggi, anche qui in Italia stesso, e mi hanno invitata pure ad andare in alcuni luoghi dove io ho sempre rifiutato perché c'è qualcosa mia di intimo che mi dice non c'è bisogno che vai e non ti serve niente, anche perché comunque io, come dici tu, seguo i messaggi di Medjugorje che sono quelli che mi danno pace, che poi la Madonna non è che a Medjugorje non ha predetto catastrofi o cose comunque che accadranno, però lo fa con un linguaggio più materno, più dolce, senza mettere paura, senza mettere ansia, l'ansia sappiamo che non viene da Dio, ci prepara pian piano, goccia dopo goccia e lo fa in maniera diversa. E quindi io, nel suo modo di parlare, di agire come fa Medjugorje, non ho trovato mai similitudine con altri messaggi o diciamo apparizioni che avvengono qui, presumibilmente in Italia. Magari possono anche essere vere, possono anche essere in buona fede, non stiamo dicendo che magari è una bufala o che queste persone sono in cattiva fede, stiamo soltanto dicendo che per mio parere personale, io seguendo i messaggi di Medjugorje non ho bisogno insomma di altri messaggi o di seguire altre apparizioni, anche perché comunque la Madonna è una, lo sappiamo, non è che ci sono 10 Madonne, la Madonna è una, quindi quando parla, parla a tutti anche attraverso Medjugorje. Esatto, Rita, guarda, ci tenevo proprio a parlare di questo con te, a fare questa precisazione, perché sappiamo benissimo, ecco, io una volta ho parlato con un esorcista e dicevo, sai, a volte ci sono dei messaggi davvero profondi che parlano di teologia, così, e lui mi ha risposto, ma tu lo sai che il demonio è uno dei più grandi teologi, nel senso che lui, essendo uno spirito elevato, essendo stato un angelo, lui ha conoscenze profonde, quindi è un grandissimo teologo, ti può parlare di grandissime verità. Poi è chiaro che infila dentro sempre quel qualcosa di maligno che ti porta fuori strada, però dietro al demonio c'è una grande teologia, quindi questa cosa mi ha fatto pensare parecchio. Beh, sì, alla fine è il primo credente il demonio. Infatti, quando si dice io sono credente, ma non praticante, alla fine è come se abbracci il pensiero del maligno, perché anche il maligno è credente, crede, sa alla perfezione, conosce la Sacra Bibbia, la Sacra Scrittura, però non pratica, mica pratica l'amore, mica pratica i sacramenti, no? Quindi alla fine non è ateo il demonio, assolutamente. Esatto. Guarda, hai detto una cosa illuminante, davvero. Questo è un pensiero molto intenso, diciamo, ed è vero, perché è proprio così. Io non so se dalla regia, se è pronto il video, c'è un video che io ho trovato di un sacerdote esorcista, credo che sia, aspetta, me l'ero segnato. Perché mi ha colpito molto, lui crea degli esorcismi, ecco, di aci reale, si chiama Padre Carmelo La Rosa, lui
Niente, ci sono dei problemi allora forse con il video. Allora lo vediamo dopo, lo vediamo tra un po'. Allora, io ho un'altra sorpresa per te. Ho una telefonata, spero che mi risponda la persona. La facciamo proprio in diretta così, guarda, qui il bello di questa trasmissione è che facciamo tutto così, come viene, e anche se è registrata, Rita. Sì. Ecco, sì. Vediamo se funziona. Ecco, anche se è registrata, io lascio le cose come vengono, se ci sono degli errori, se ci sono, perché è bello che sia naturale, perché è bello, così, sì. Così casalinga, diciamo. Ecco, ovviamente. Ok. Poi ti dirò sempre okay. Se mi risponde la persona. Bene, noi lo lasciamo squillare, intanto. Niente. Allora, magari tra un momentino riprovo. Te lo dico a voce chi stavo chiamando. Sul tuo libro okay. Tu hai inserito delle testimonianze di persone che sono state possedute dal demonio, che hanno avuto proprio delle vere e proprie possessioni. Quindi hai raccontato storie molto forti. E a me, devo dire la verità, ce ne sono state un paio che mi hanno fatto davvero rabbrividire, nonostante io frequenti regolarmente degli esorcisti che vada a pregare con loro, ma le storie che hai scritto tu sono davvero storie molto forti. E una in particolare è di Tonia, che sto cercando di chiamare, ma ho delle difficoltà. Se non riusciamo, riprovo ancora una volta, Rita? Sì. Ok, vediamo. Allora, si tratta di Tonia, ti dicevo, una delle tue testimonianze. Sì. Lei è una ragazza della Basilicata, se non sbaglio. Sì, esatto, sì. Esatto, ecco. Il problema in questi casi, tu lo sai, che quell'altro ci mette sempre lo zampino, quindi mentre io cerco di chiamare Tonia, dalla regia mi dicono che è pronto il video dell'esorcista. Ce lo guardiamo okay. insieme? Guardiamo quello io intanto. Ecco. Il dibattito sul presunto esorcismo di Papa Francesco la domenica di Pentecoste in Piazza San Pietro, c'è chi nella Chiesa questo rito lo pratica quotidianamente. Per la diocesi di Acireale, padre Carmelo La Rosa, ad aver ricevuto questo ministero dal vescovo, parroco e rettore del santuario Maria Santissima della Vena a Piedimonte Etneo, il sacerdote incontra qui chi ha bisogno del suo aiuto. Eccolo all'opera, proprio mentre libera dal male questa persona. Lo vedete mentre con la stola sulla testa della donna che ha davanti invoca il Signore. Parla e canta in latino, una lingua non gradita a Satana, così come le preghiere alla Madonna. Si oppone con forza all'esorcizzata, si dimena, cambia il tono della voce, urla, minaccia e il diavolo, spiega padre La Rosa, ad agire. Una persona indemoniata è una che ha perso la sua libertà, quindi che è schiava di una presenza che ha dentro e fa cose che sono al di là della propria volontà. Quando lei incontra queste persone, ha davanti non la persona in sé, ma proprio, possiamo dire, una figura estranea. Sono due realtà, due persone. C'è la persona vera che magari viene a messa, si confessa, fa la comunione, prega molto, e poi in alcuni momenti si manifesta quell'altro, insomma. C'è questo essere doppio. Poi dobbiamo, con la liberazione si trova l'unità. Durante le sedute si cambia anche il tono di voce? Il tono di voce, si cambia aspetto in viso, si trasformano, poi fanno delle manifestazioni strane, insomma. Fanno minacce. Dura circa un'ora l'incontro. Il diavolo è stanco al termine, dice padre La Rosa, che invita la donna a fare il segno della croce. Lei si rifiuta e ancora il maligno, sottolinea il prete, ad avere il suo controllo. L'esorcismo si conclude quando, stremato, Satana si rassegna alla volontà del sacerdote, ma non basta. Certe volte ci vogliono anni per liberare una persona, quando sono delle cose molto radicate. In questo periodo abbiamo avuto delle belle liberazioni, belle, 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 di giovani. Sono liberate, belle storie, belle veramente. Cioè non è una cosa brutta così, ma anche è un ministero che dà consolazione e dà gioia anche a noi, cioè vedere che le persone si liberano e partecipare, godere della loro liberazione. Come ci si accorge della liberazione? Quando la persona trova il sorriso, la pace, è sereno, non sente più niente, ecco. Ma poi
Generalmente si ritorna a fare l'esorcismo per diverse volte anche dopo la liberazione, perché potrebbe essere così apparente per lasciare la preda, no? Si continua 4-5 volte e poi quando ci si garantisce che non c'è più niente, allora si canta la vittoria. Allora Rita, hai visto questo sacerdote? Sì. Io non lo conoscevo, ma lui fa gli esorcismi cantando canzoni in latino. Praticamente riesce a liberare le persone con questo modo, questo metodo, e pare che al demonio diano veramente tanto fastidio. Ci tenevo insomma a fare vedere questo esorcista particolare. Tu lo conoscevi? Allora, io non lo conoscevo, infatti grazie a te lo sto conoscendo. Questo particolare delle canzoni in latino mi riporta alla storia anche di Francesco Vaiasuso, perché c'è un particolare, un passaggio nella sua storia dove il demonio gli rinfaccia, quando lui nel periodo insomma era posseduto, quando andavano diciamo negli incontri di preghiera dei carismatici, che spesso e volentieri lì si canta ad alta voce anche canzoni oltre che in latino, comunque si loda il Signore, diceva che appunto per lui era un forte tormento, e quindi hanno una certa potenza sia le canzoni che le preghiere in latino. Certo. Guarda, mentre andava il video sono riuscita a contattare Tonia, intanto le diamo il benvenuto. Benvenuta Tonia. Buon pomeriggio a tutti. Ciao, allora qui con me, anche se in collegamento esterno, causa Covid e causa lontananza, c'è Rita, che tu conosci benissimo. Tu sai che... Assolutamente sì, infatti ne approfitto per salutarla. Ciao Rita. Ciao Tonia. Ok, allora Rita ha inserito la tua testimonianza nel suo libro L'Inferno, tragica scelta. Ricordami il titolo, Rita, guarda, se la regia mi mette la copertina così intanto lo facciamo vedere. Oggi io sapevo che sarebbe stato un po' complicato, perché tu lo sai che quando si parla di questo argomento. Sì, allora, Inferno, la tragica scelta. Ok, edito dalle Edizioni Segno, che tra l'altro è il mio stesso editore. Quindi... in questo libro, oltre a tantissime cose interessanti, ci sono le testimonianze di persone che hanno vissuto sulla propria pelle, sul proprio spirito più che sulla propria pelle, la possessione diabolica, tra cui c'è anche la storia di Tonia. Allora Tonia, io ti volevo chiedere, come hai scoperto di avere questo tipo di problema? Ma diciamo che inizialmente io soffrivo di ansia e di attacchi di panico, e quindi come primo incontro insomma mi sono rivolta ai dottori, no? Perché non andavo a pensare che potessi avere un problema del genere. Però siccome i dottori mi hanno imbottita, tra virgolette, di farmaci, io invece di stare meglio stavo peggio, quindi mi sono rivolta al mio sacerdote lì a Pisticci, il quale ha avuto qualche dubbio e quindi ha deciso di farmi una preghiera di liberazione. E a dire la verità, già dalla prima preghiera di liberazione, poi tu sai che i sacerdoti insomma in quell'occasione nominano tante cose, tra cui il più delle volte il matrimonio e quant'altro, io ho avuto subito delle reazioni brutte, diciamo, no? E poi successivamente, perché non riuscivo ad entrare in chiesa, cioè come entravo in chiesa stavo male e quindi dovevo scappare via dalla chiesa, e da lì me ne sono accorta che c'era qualcosa che non andava. Certo, sì sì. Senti, una domanda che è una mia curiosità, ma penso anche delle sì. persone a casa, ma nei momenti in cui si manifesta il demonio, tu perdi conoscenza, perdi la lucidità o sei consapevole di questo? Guarda, io rispondo per me, perché credo che la risposta non è uguale per tutti, in quanto io ho avuto la grande grazia, dico così, che adesso che sono libera, preferisco dire così, io sono stata sempre cosciente, non sono stata padrona sotto l'esorcismo, perché c'era una forza che non riuscivo a gestirla io, no? In quello che facevo e in quello che dicevo. Però ero sempre cosciente, cioè io mi ricordo di quello che ho fatto e anche di quello che ho detto, sempre. Certo. E queste preghiere, questi esorcismi ti toglievano poi tantissimo le forze, tantissimo l'energia? Sì,
Sì, a parte che mi toglievano la forza, ma poi il giorno dopo della preghiera, non sempre, ma in qualche occasione, addirittura ero tutta piena di ematoma, cioè sembrava che la notte mi aveva picchiato qualcuno. Certo, caspita. E senti, tu sei riuscita a scoprire l'origine di questo male? Assolutamente sì. E posso chiederti assolutamente se, sì, se non è troppo... Mi avevano fatto una fattura, purtroppo, la mia ex suocera. Poi sai, durante l'esorcismo, il più delle volte si scopre sempre chi, e addirittura io ho saputo persino dove sono andati, sinceramente. Quindi la verità viene sempre a galla, voglio dire, no? Anche perché nel mio caso, ripeto, parlo per me, è stato un bene saperlo, perché anche nel perdono tu sai chi perdonare, insomma, perché perdonare qualcuno che sta così in aria ma non sai chi è un conto, scoprire chi ha fatto qualcosa e comunque prenderne atto e dare il perdono è una grande grazia. Certo, certo. Guarda Tonia, io ho piacere anche di dire questa cosa, che tu hai avuto la tua liberazione proprio a Medjugorje. Sì, 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 durante l'apparizione straordinaria della sera. Quindi riesci a, se lo ricordi e se vuoi insomma raccontarlo? Sì, che me lo ricordo, sì, me lo ricordo benissimo, a parte che c'è stato un piccolo segno già prima, sì. Cioè praticamente il sacerdote durante l'esorcismo, aveva chiesto al male l'origine, chi era e da dove veniva, e addirittura aveva predetto, in questo caso è stato veritiero, però ripeto, sotto l'esorcismo, altrimenti si sa che lui è uno di menzogna, no? Aveva detto la verità, aveva detto sia il giorno della liberazione che il posto, e così è stato. Sulla collina delle apparizioni, l'apparizione straordinaria, durante diciamo la preghiera e durante l'apparizione io ho visto proprio la Madonna, sinceramente ho visto la Madonna, però puntualizzo sempre che non ho visto l'immagine della Madonna rappresentata a Medjugorje, ma la Madonna è arrivata seduta su un trono e aveva le coroncine del rosario intorno a lei e c'erano tutti gli angeli, questo me lo ricordo benissimo, ed è stata presente per tutto il tempo della mia liberazione, io me lo ricordo benissimo, e anche la liberazione è stata bruttissima, guarda, è stata forse l'ultima battaglia, perché da 4 anni a questa parte sono una persona libera, però ti posso garantire che il momento proprio della liberazione è stato il più brutto, perché ho sofferto anche a livello fisico, perché avevo l'impressione che dalle braccia uscissero dei lunghi ferri, come ti posso dire, certo, dei chiodi, certo. E invece lo stomaco era fatto talmente gonfio che sembrava che ero in attesa di 9 mesi, sembrava che nella pancia avevo i serpenti, certo. E poi durante la liberazione è andato via tutto, improvvisamente tutto, infatti io per 10 giorni ho perso la voce, mi aveva toccato le corde vocali, non ho parlato per 10 giorni, e in più dopo una settimana facevo fatica a camminare, e infatti poi ritelefonai al mio sacerdote e chiesi perché, e mi ricordo che mi disse proprio queste parole: il Signore ti ha rimpiantato gli organi nuovi. Certo. Guarda Tonia, io innanzitutto ci tengo a dire che ti ho conosciuta personalmente, ci siamo conosciuti e ci siamo viste sia a Roma che a Medjugorje, e che sei una persona sana di mente, sei una mamma di 2 bellissime bambine che insomma non hai disturbi psicologici e psichiatrici, ma sei molto molto lucida, quindi quello che tu racconti è reale, per quanto insomma io possa capirne, ecco, nel mio piccolo, quindi sai, non è facile. Guarda, posso aggiungere una cosa che a me è servito tanto e forse servirà anche a chi ascolta. Sì. Io all'inizio avevo l'impressione di essere protagonista di un film d'horror, perché un conto è parlarne e crederci vagamente, e un conto quando sei la protagonista della situazione. Certo. Quindi non mi permetterei mai, per nessun motivo, a dire una parola in più o una parola in meno di quello che è stata l'esperienza della mia vita. Certo, no, assolutamente, infatti io ci tenevo a dire questa cosa,
E quindi la tua testimonianza proprio per questo motivo è molto importante, è molto forte. Tra l'altro io conosco anche, non so se sia avvenuta tramite il sacerdote che conosciamo noi insieme o tramite qualcun altro, però so che sei stata seguita da un sacerdote che è un sant'uomo, quindi anche questa cosa vuol dire tanto, vuol dire parecchio. Ecco, io ti vorrei, allora poi torno a Rita, però vorrei precisare una cosa che mi hai detto al telefono ed è stata veramente illuminante e molto bella, il fatto che sì il demonio, sì il male, e se lo dici tu che sei stata posseduta dal demonio, insomma è vero che il demonio ci induce in tentazione e ci porta nel male. Ecco, poi scusa, una piccola postilla, ricordiamoci tutti che l'indemoniato non è una persona di cui avere paura, anzi è una vittima ed è una persona solitamente di una grande fede, non è un malato, cioè un malato spirituale certo, però non è una persona da tenere lontana, anzi va accudita, diciamo così, spiritualmente, bisogna pregare tantissimo e aiutare insomma in questa lotta molto molto forte con delle potenze esagerate. Ma tu mi hai detto una cosa che mi ha colpito tanto ed è: d'accordo il demonio, d'accordo il male, ma c'è il libero arbitrio, non nascondiamoci dietro il demonio, non è che è sempre il demonio, l'uomo ha una volontà, è vero Tonia? Assolutamente sì, perché ti posso assicurare che io, avendo avuto le possessioni, non una, le possessioni, però non ho mai smesso di fare la mamma, non ho mai smesso di fare la moglie, nel senso che il Signore ha dato le direzioni, no? Noi sappiamo come difenderci dal male. Certo è che quando ti viene indotto un male, tipo un maleficio, una fattura, lì è un po' diverso, però voglio dire, una persona non è posseduta 24 ore su 24, quindi nel momento di lucidità una persona può chiedere scusa, può capire dove sbaglia, cioè il Signore ci ha fatto il regalo più bello al mondo, la libertà. Il Signore non dice tu mi devi amare per forza, se tu vuoi mi ami. Anche l'angelo quando è andato da Maria non è andato per pretesa, ha detto se tu vuoi, e la Madonna ha accettato, ha detto sì. Certo. Quindi la nostra libertà è fondamentale nel scegliere il bene o il male. Certo, guarda Tonia, parole bellissime. Io adesso volevo chiederti se ti va di rimanere con noi, io continuo l'intervista a Rita, e magari se ti va di continuare, insomma, restare con noi, di intervenire, se hai tempo, se puoi. Assolutamente sì, okay. Assolutamente sì. Allora, grazie. Penso che anche Rita sia d'accordo con queste tue parole, con il fatto che noi siamo liberi, che Dio ci lascia liberi. Cosa dici, Rita? D'accordissimo, infatti il titolo del libro dice Inferno, la tragica scelta, no? Andare all'inferno alla fine è una scelta, cadere nel peccato è una scelta, perché alla fine comunque la tentazione arriva a tutti, ma poi il peccato lo scegliamo noi, no? Cadiamo nel peccato con la nostra volontà, perché il demonio non ci può obbligare nemmeno in quello. Esatto, è proprio così. Diciamo che forse rimanendo ancorati alla preghiera, rimanendo ancorati a Dio, soprattutto a una preghiera in particolare che è quella del rosario, c'è meno possibilità di cadere in questi tranelli. Però ti assicuro che, così come scrivi anche tu Rita, proprio nelle famiglie più credenti, più praticanti, il demonio cerca di insinuarsi e di creare scompiglio. Io l'ho vissuto anch'io sulla mia pelle. Cosa dici Rita? Hai fatto proprio una parte del libro su questo argomento. Sì, è una parte insomma legata anche a Medjugorje e ad alcuni racconti della veggente Miriana, la quale dice che appunto che è nelle famiglie più credenti, nei cristiani più credenti, che il demonio cerca di distruggere quanto più possibile, perché ovviamente c'è una frase anche di un santo che dice che appunto il diavolo lascia in pace i cattivi cristiani, perché quelli non gli interessano, tanto ce li ha sotto il suo potere, e ha più gusto a disturbare le persone che invece fanno un cammino di fede, perché in quel caso le vorrebbe strappare da Dio, che poi il suo obiettivo è quello. Certo, infatti è proprio così, perché effettivamente
quelli che sono già suoi non avrebbe senso andarli a cercare, andarli a disturbare, ecco. E un'altra parte del tuo libro invece parla proprio di dei santi, dei vari santi che nelle loro visioni sono andati a vedere l'inferno, quindi non solo, tanti hanno visto tutto, hanno visto inferno, paradiso e purgatorio, e tra cui ne elenco qualcuno: Santa Faustina Kowalska, Santa Teresa d'Avila, Santa Veronica Giuliani, Caterina Emmerich, Santa Gemma Galgani e San Pio da Pietralcina. Ecco, proprio su quest'ultimo mi volevo soffermare un secondo, perché noi sappiamo, e ne abbiamo parlato tante volte, di quante lotte faceva San Pio con il demonio. Lui proprio si alzava al mattino ed era pieno di lividi. Sentivano nella sua stanzetta dove dormiva, si sentivano proprio rumori di colluttazione con il demonio. Tu hai parlato anche di questo nel tuo libro, anche di San Pio? Sì, ho parlato di San Pio, delle lotte che ha avuto con il demonio, e delle lettere che lui scriveva al suo padre spirituale, Fra Agostino, proprio dove raccontava tutto quello che avveniva durante la notte. Addirittura il demonio una volta si ci presentò con le sembianze di un uomo in giacca e cravatta che voleva confessarsi, e ogni peccato che diceva trovava una giustificazione. Lì Padre Pio, uomo di grande discernimento, riconobbe che in realtà in quell'uomo era appunto il demonio, perché ogni peccato grave, anche mortale, lui cercava di giustificarsi, e quindi questo ci fa anche capire quando noi ci giustifichiamo, quando facciamo un peccato. In realtà il peccato è peccato, dobbiamo chiedere perdono a Dio e basta, non giustificare il male non va giustificato, anzi va condannato. E quindi diciamo, ho ritenuto opportuno riproporre queste lettere, diciamo, che Padre Pio scriveva alla sua guida spirituale, perché sono complete e sono piene anche di dettagli. Infatti sono molto, insomma, a volte terrificanti i dettagli, no, di quello che racconta San Pio. Lui era... Poi in realtà ho anche messo, diciamo, dei santi del sud, non so se Tonia conosce pure il Beato Egidio di Laurenzana, che è un santo della Basilicata, anche lui ha avuto delle lotte molto violente con il demonio. Ho anche parlato di San Gerardo Maiella, che è il santo dei parti felici, anche lui insomma ha avuto delle visioni e degli scontri feroci con il demonio. Diciamo che i santi possono essere la nostra garanzia dopo il Vangelo, che esiste una realtà del genere. Certo, io andrò a vedere la storia di questi santi, perché ti dico la verità, non li conoscevo assolutamente. Ho letto qualcosa sul tuo libro, mi piacerebbe approfondire di più, proprio perché insomma sono santi della nostra patria, santi italiani, quindi è molto bello capire e comprendere le loro storie. Tra l'altro mi è capitato più volte, e penso che qui possa confermare anche Tonia, di vedere nello studio dove ricevono gli esorcisti tantissime immagini o statue di santi, perché pare che durante gli esorcismi vengano proprio ad aiutare l'esorcista. Tu la sai questa cosa, lo sapevi? Che si presentano anche i santi? Tonia o io? No, Rita, scusa. Fra l'altro nella storia di Francesco Vaiasuso viene raccontato che durante gli esorcismi lui vedeva, mentre lo esorcizzavano, Giovanni Paolo II, Padre Pio, che pregavano proprio su di lui. Quindi anche detto da esorcisti, pure da Padre Amort, lui vedeva spesso in aiuto durante gli esorcismi San Michele Arcangelo, la Madonna, Giovanni Paolo II. Quindi diciamo, ho sentito diverse testimonianze che provano il fatto che durante gli esorcismi anche il cielo in quel momento viene in aiuto. Certo, certo. Tonia, chiedo anche a te la stessa cosa. Spero che mi senti, Tonia, perché io non so mai se... Ok, sì. Perfetto. È mai capitato a te durante gli esorcismi di sentire o vedere la presenza di santi? Ma di santi no, sinceramente, però ho visto la presenza di Gesù proprio vicino e, ripeto, durante l'apparizione c'era proprio la Madonna, proprio la sua presenza lì. Caspita, sì.
Niente, quindi diciamo che noi rimaniamo su quello che ci hanno raccontato in generale altri, ma io vedo a volte anche l'esorcista proprio chiamare, invocare, magari aiutami, soprattutto San Pio, Santa Gemma Galgani, insomma l'esorcista proprio li chiama in aiuto, magari non, l'esorcizzato non li può vedere, però so che la loro presenza c'è proprio viva, così come la spiegano i sacerdoti. Ecco Rita, perdonami, io ne approfitto un attimo, so che questa è la tua intervista e del tuo libro, però per ricordare alle persone a casa che io ho avuto un'esperienza, non la racconterò oggi, però un'esperienza di premorte che ho raccontato in un libro che si chiama La Porta di Mezzo. Da tanti anni gira questo libro, alcuni dicono che è introvabile, altri lo trovano, altri insomma. In questo libro racconto quello che ho visto e vi posso assicurare che purtroppo ho visto anche il regno di cui stiamo parlando oggi, ovvero il regno negativo, ovvero l'inferno. Non si parlerà solo di quello, si parlerà anche di santi, si parlerà di paradiso, di purgatorio, però insomma la parte più atroce proprio quella dell'inferno, La Porta di Mezzo, Edizioni Segno, come il libro di Rita, che se la regia mi rimanda la copertina ne approfitto, pubblicizziamo anche il tuo, Inferno, La Tragica Scelta, che io non amo tanto pubblicizzare libri perché mi dimentico anche di pubblicizzare il mio, però devo dire la verità, questo libro ha la prefazione di un uomo, un grandissimo uomo, che è Don Giovanni d'Ercole, Monsignor Giovanni d'Ercole, che è una persona meravigliosa che davvero vive quasi in odore di santità, devo dire la verità, perché è un uomo che ha subito anche tanti dolori, però lui comunque tiene forte la sua fede ed è una persona meravigliosa. Io l'ho conosciuto e volevo chiedere a Rita come ha conosciuto Monsignor Giovanni d'Ercole, come è riuscita ad avere la sua prefazione? Allora, io in realtà Monsignor Giovanni d'Ercole l'ho conosciuto telefonicamente nel 2014, quando ancora abitavo in Sicilia e gli feci la prima intervista. E poi, diciamo, l'ho solo sentito telefonicamente, dopo anni la prima volta che lo incontrai proprio fisicamente fu nel 2017 ad Arquata del Tronto. Poi da lì nel 2018 lui mi invitò sulla via di Damasco, c'è stato sempre, diciamo, un contatto, sempre un'amicizia, una stima telefonica, fino a che un giorno, ecco, in procinto di questi ultimi 2 anni in cui stavo scrivendo questo libro, ho sentito proprio che il Signore mi suggeriva di chiedere a lui questa prefazione, perché lui comunque è un vescovo, anche se emerito adesso, che ha combattuto e combatte comunque anche contro il male, contro i nemici, è uno di quei pastori, insomma, che crede anche in questa realtà, bisogna anche sottolinearlo perché non è scontato. E quindi chiese a Monsignor d'Ercole, quando ancora, diciamo, era vescovo di Ascoli Piceno, nonostante i suoi impegni, se riusciva ad avere un attimino per queste pagine, se le riteneva, insomma, utili, in modo da poter fare anche una prefazione. Devo dire, lui fu subito disponibile, accettò e nel giro di nemmeno una settimana mi mandò questa prefazione molto lunga, molto bella, molto profonda. Io ne vado veramente orgogliosa di avere queste pagine a firma sua. Certo, mi ha colpito molto nella prefazione il fatto che lui dica trovo quasi strano che abbia scritto una mamma, una moglie, una giovane donna questo libro e non un sacerdote. Quindi il fatto che tu abbia preso il posto di un sacerdote, però nella tua esperienza di giovane mamma, perché insomma hai 32 anni, quindi giovanissima, eppure hai fatto un libro, hai esposto delle problematiche che potrebbero essere benissimo di un sacerdote, quasi di un teologo, no? Ha colpito pure me questo passaggio della sua prefazione, perché effettivamente
sai, dall'esterno magari qualcuno può dire come mai, cioè in base a tutti i temi che potevi scegliere, hai scelto questo tema del male, perché comunque dopo anche l'intervista con padre Gabriele Amort mi sono addentrata di più su questo tema e ho capito che c'è molta confusione, che c'è molta ignoranza, che se ne parla poco o quando se ne parla a volte se ne parla in maniera errata o si cade nella superstizione o si ignora troppo e si dà troppo con superficialità, si reputa l'azione del demonio o si dà più importanza di quello che ha. Quindi diciamo che ho cercato con l'aiuto, ecco, anche dello Spirito Santo di farmi illuminare, di trattare il tema in maniera più veritiera possibile, aiutandomi appunto con la parola di Dio, con il Vangelo, con il Catechismo, con le apparizioni mariane, i santi, proprio per finire poi con il raccontare le esperienze, insomma, delle persone, perché tu non puoi leggere direttamente l'esperienza delle persone se prima non hai anche una certa base dalla parola di Dio su questo tema, perché, certo, ripeto, è un tema che, come dice Monsignor D'Ercole, se ne parla. Allora, c'è un problema, si è bloccato un attimino l'audio con Rita, ma dunque, io ho Tonia, quindi parlo con Tonia. Volevo dirti una cosa, Tonia, gli esorcismi devono essere fatti solo da sacerdoti, perché a volte capita che ci siano dei laici che dicono: ah, io sono l'esorcista, faccio l'esorcista. Insomma, questa è una cosa pericolosa. Assolutamente sì, guarda, io lo ribadisco sempre questo. I laici devono fare il loro dovere da laici, il sacerdote esorcista evidentemente, se ha questo ruolo, ci sarà un motivo, no? Altrimenti fosse stato un sacerdote normale. Certo, e tra l'altro si rischia anche di incorrere in assolutamente sì, pericolo. Assolutamente sì, perché il comando diretto con il male ce l'ha solamente il sacerdote esorcista. Certo. Ma se un'altra persona si mette in contatto diretto a fare sia esorcismi che preghiere un po' particolari di liberazione, si va incontro a tutt'altro, insomma, è molto pericoloso. Certo, sì, perché poi si rischia, anziché cacciarlo, di portarselo in casa. Assolutamente sì. Vero. Rita è ritornata, quindi io spero di avere anche l'audio. Rita, dimmi se mi senti, se va tutto bene. Sì, vi sento. Okay, scusate, non avete sentito, non mi avete sentita? No, solamente l'ultima parte, tranquilla, ma oggi io avevo messo in conto che sarebbe stata una puntata così, quindi noi sappiamo che quell'altro si diverte così, che mette lo zampino, che si diverte a utilizza anche gli apparecchi, insomma, televisivi, telefonici, però non importa, noi andiamo avanti, perché sappiamo chi vincerà alla fine, quindi noi, forti di questa cosa, forti nella fede, andiamo avanti. Allora, io dicevo con Tonia, appunto, stavo parlando di quanto sia pericoloso approcciarsi al demonio senza essere dei sacerdoti, quindi non bisogna mai sfidarlo, non bisogna mai cercare di fare preghiere più potenti di quelle che possiamo, insomma, io direi che la cosa migliore è affidarsi sempre al rosario, alle preghiere canoniche. Cosa dici, Rita? Beh, sicuramente il rosario è, diciamo, la preghiera contro tutti i mali, lo raccomanda la Madonna da sempre a Medjugorje e lo continua a raccomandare, l'ha raccomandato anche a Fatima, a Lourdes, insomma, in tutte le sue apparizioni mariane. Infatti è una preghiera dalla quale io non mi stacco mai, è proprio il mio pane quotidiano. E addirittura a Medjugorje raccomanda di recitare il rosario completo perché ha proprio una potenza maggiore, però comunque ovviamente l'importante è pregare e dare a Dio un po' del proprio spazio e del proprio tempo. Io infatti ho ritenuto opportuno inserire pure alcuni messaggi della Madonna di Medjugorje dove parlano sia della presenza e dell'esistenza del demonio, ma anche dell'importanza di recitare il rosario in famiglia, soprattutto in famiglia. Anche diceva Giovanni Paolo II che la famiglia che prega il rosario comunque rimane unita, anche se va sempre incontro a difficoltà e prove. Certo, è verissimo. Tra l'altro la cosa incredibile è che
la recita del rosario all'inizio, anche io dico per esperienza mia familiare, cioè mio marito all'inizio non lo voleva recitare, diceva ma cos'è la preghiera delle vecchiette, no? Che si mettono lì il rosario, Ave Maria, così. Invece con il tempo, recitandolo poi anche insieme, ti accorgi della pace, della serenità che ti dà questa preghiera. È proprio un vero e proprio mantra di pace, di serenità, ti dà davvero una sensazione di benessere. Quindi già recitandolo, quindi poi è chiaro che si fa con delle intenzioni, magari ancora di più, però davvero è una preghiera che dà molta pace. Se non l'avete mai fatto, se volete provare, io ve lo consiglio, anche su internet trovate il modo, ci sono proprio dei veri insegnamenti per recitare questa preghiera. Io oggi ne ho uno al collo bellissimo che mi è stato donato da un sacerdote, che è un rosario che arriva da Medjugorje, molto pesante tra l'altro, con la croce di San Benedetto, che è quella usata dagli esorcisti, proprio per gli esorcismi. Pare che è sicuro che il demonio dia molto fastidio. Allora Rita e Tonia, il tempo purtroppo è quello che è, stringe, i tempi televisivi sono così. Io ringrazio entrambe di essere state qui. Dicendo anche una cosa, vorrei dire che c'è anche l'idea sbagliata che i cattolici praticanti siano noiosi, siano persone un po' così, invece Rita è l'emblema della bellezza e della salute, una bellissima donna, lo potete vedere tutti, non lo dico così tanto per dire, che la fede può andare a braccetto con la bellezza, e che Tonia non la vedete, ma vi assicuro io che è una bellissima donna, con degli occhi grandi, meravigliosi, quindi la fede, diciamo, non per forza deve essere sinonimo di bigottismo e di trascuratezza, ma si può essere insomma donne piacevoli anche se si è credenti e si è cristiane. Detto questo, ringrazio tantissimo Rita per il suo impegno nella fede e nella cristianità, perché è importante, diciamo che è un perno importante Rita, che fa delle cose davvero incredibili per la sua giovane età, è riuscita ad arrivare un po' ovunque. Ogni tanto io mi guardo le sue interviste e dico ma guarda chi ha intervistato, guarda come ha fatto ad arrivare lì. Però lo dico, ti ripeto, con il cuore, non lo dico con nessuna invidia. Lo so. E ringrazio anche Tonia per la sua disponibilità, perché non è facile raccontare una storia così. E anzi, ti inviterò, Tonia, se ti va, come ospite visivo, così come lo è Rita, racconterai la tua esperienza più nei dettagli. Sempre se, va bene, se ti farà piacere. Assolutamente sì. Ok, allora. Io vi saluto. Prima di salutarvi, è vero, una cosa importantissima. Vorrei recitare assieme a Rita una preghiera breve ma importante, che è l'esorcismo di Leone XIII. Se ti va, Tonia, di recitarlo anche tu insieme a noi. Sì. Allora, San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo. Difendici nella battaglia. Difendici nella battaglia. Contro la malvagità e le insidie del diavolo. Contro la malvagità e le insidie del diavolo. Sii nostro aiuto. Sii nostro aiuto. Ti preghiamo supplici che il Signore lo comandi. Ti preghiamo supplici che il Signore lo comandi. E tu, principe delle milizie celesti. E tu, principe delle milizie celesti. Con la potenza che ti viene da Dio. Con la potenza che ti viene da Dio. Ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni. Ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni. Che si aggirano per il mondo a perdizione. Che si aggirano per il mondo a perdizione delle anime. Amen. Io ti ringrazio, Amen. Rita, anche per questo momento di preghiera, che è un po' insolito in televisione. Grazie a te. Però a me piace farlo, piace aggiungere sempre un qualcosa per Dio, insomma, perché Lui ci dà. Ci tenevo, insomma, a ringraziarti per questo invito, perché è sempre piacevole comunque parlare con te, raccontarsi anche tramite la tua trasmissione, che devo dire è molto bella e molto preziosa. E poi volevo anche aggiungere un dettaglio, Rita, per quanto riguarda... Rita, devo salutarti perché purtroppo abbiamo finito il tempo, però va mi bene. Piacerebbe averti però ancora. Ti ringrazio. Tu lo sai che la porta è sempre aperta. Ci vediamo la prossima settimana, serenità e pace. Ciao a tutti!
meraviglioso il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso.